Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video su New Super Mario Bros. U Deluxe su Nintendo Switch. Nell'episodio di oggi, come vi ho promesso nello scorso episodio, usiamo Ruboniglio, personaggio che rende il gioco facilissimo perché non si può essere colpiti dai nemici. Mi avete chiesto di usarlo e quindi nell'episodio di oggi proveremo ad usarlo. Ah, ma quindi c'è una casa degli fantasmi qui. Ed è pure bellina. Ma è tutto distorto, bellissimo, proviamola. Labirinto della via perduta. Comunque il Ruboniglio ha solo 5 vite al momento, perché non abbiamo usato altri personaggi o altri pichet. Visto che mi avete chiesto. Che infami. Allora vediamo qua cosa. Che power up ha Ruboniglio? Nessuno. Non può avere power up. Però vedete, non ci possono fare danno. Ed è una cosa, a mio parere, stranissima. Veramente. Proviamo tutte le porte, ragazzi, perché come ogni casa infestata è piena di puzzle. Ed è, come sempre, abbastanza divertente. Allora, finché sono sopra sale, vero? Ok, proviamo a rimanere. Oh, Yoshi! Perfetto, rimaniamo sopra. Che carino. Lol. Cioè guardate, li mangia. Aspetta, proviamo a salire ancora. Vediamo se va oltre. Sì, va oltre. Immaginavo. Guardate questa porta nascosta. Ma ti possono fare questi giochetti. Possono fare questi giochetti. Scontatissimo. E questa è l'ultima. Cioè, capito? Abbiamo preso l'ultima. Perché abbiamo preso l'ultima? È stranissimo. Gira tutto al contrario qui. E siamo usciti. Subito. Così. Su due piedi. Grazie dell'aiuto, baby Yoshi. Sei stato gentilissimo. E questo è Ruboniglio. Wow. Che mob stranissimo. Ah, ogni power up diventa un one up. Cosa? È assurdo. È assurdo. Ma questa era l'uscita extra. Sì raga, questa era l'uscita extra. Ed eccolo qua, il livello extra. Purtroppo non volevo sbloccarlo, ma purtroppo li stiamo sbloccando tutti. E fa niente. Rituffiamoci perché voglio analizzare ancora questo mondo. E visto che ci sono, vi faccio una bella domanda. Cosa ne pensate di Ruboniglio? Visto che non vi ho ancora fatto la domanda del giorno, almeno adesso ve la faccio. Secondo me è un po' troppo OP. Ma ogni porta quindi ti porta da una parte diversa. What? È anomalo. Che power up c'è qua? Ok, posso effettivamente sconfiggerli all'infinito. Qua stranamente non c'è niente. Qui vedo, vedi. Cioè effettivamente ti colpisce, però non è che ti colpisce. Ah ok, oddio raga, pensavo di essere in trappola, mi sono un attimo spaventato. Ti colpisce sì, ma neanche più di tanto. Oh, è rotto. Vai via. Madonna. Che insistenza. Davvero. E torniamo qua. Va bene. Proviamo quella di sinistra. Stanno cambiando tutte ste porte. Ma quella di prima? È quella di prima, mi sa. È quella con Baby Yoshi. Eccolo lì. Il nostro friend. Può morire. Ok. Questo è l'unico modo in cui può morire. Quindi può morire anche col veleno. Interessante. Aprendo una determinata porta. Tra l'altro ci sono 8500 topi. Che a noi no. A noi fanno schifo i topi, però. A Baby Yoshi a quanto pare no. Quanto era scontata questa porta? Ok, entriamo anche qua. Carina, carina, carina.
Questa porta dei topi non era male. Ah, e qua effettivamente saliamo. Andiamo qua, un altro one up. Ok, good job. Qua niente, mi aspettavo una monetozza, invece nulla. Oh, c'è una porta lì. Come faccio? Ok. È tutto nascosto in questo livello. È tutto nascosto. Ok, riprendiamolo. Wow. Sacco di robe. Perfetto. E abbiamo anche la seconda. Quindi adesso sappiamo perfettamente chi ci dà cosa. Qua non siamo entrati prima, vero? Però se entriamo qua. Cioè, raga, è un casino, questo assolutamente. Cioè, bellissimo, però. Questi livelli, secondo me, sono i più belli. Mangiamo, mangiamo. Scendiamo, 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 scendiamo. Può mangiarlo quello grande? No. Può mangiare quelli piccoli, ma non quello grande. Però quello grande lo possiamo mandare via. Perché mi fate questo? Mi ha preso un colpo, raga. Yeah! Che ficata! Wow! Vabbè, almeno il one up ce lo siamo puppati. Quindi, grosso modo, abbiamo quasi finito le stanze da esplorare. Questa ti porta via. Ok, quindi ne abbiamo due. Vabbè. Ok, vediamo quanti one up ci dà sto giro. Allora, la prima moneta comunque sappiamo già dove sia, quindi non è un problema se vado a recuperarla. Però questo livello con Ruboniglio è stato divertentissimo. Cioè, vi dirò, è divertente usare Ruboniglio, anche se è estremamente semplice. Quindi, finito questo episodio con Ruboniglio, non lo useremo mai più. Ecco qua. Mi rituffo. Adesso. Ah, ma qui ci sono anche altri livelli. Cioè, ma fatemi capire, quanti ce n'è? Sono tanti, eh. E chi se l'aspettava così tanti? Boh, vabbè. Mi tuffo a prendere l'ultima moneta, quella che ci manca, che teoricamente sarebbe la prima. Eccoci qua, finito. Ci pupiamo anche qualche bel one up. Vediamo quanti. Uno, due, tre, quattro. E Yoshi. Porca miseria, raga, cioè non ha senso, vi giuro. Non ha senso, con Ruboniglio è easy, easy peasy lemon squeezy. Però comunque alla fine... Quello che ci interessava erano i puzzle. Io ve l'ho detto, è meglio non usare il Ruboniglio perché è un pia schifo. Cioè, non puoi toccarlo. Puoi morire solo dal veleno. Se cadi in un nuovo mondo. Su una piattaforma che comunque ti schiaccia. Questo mi può. Ok. Ma sbaglio, queste statue sono le stesse che c'erano nel secondo mondo? Sì, sono le stesse. Che brutta faccia che hanno. Vediamo. Ok, qua non si può. Ok, vediamo qua. Ecco, immaginavo che lì ci fosse una moneta. Come si va? Ok, perfetto. Opla! E abbiamo la prima moneta di oggi. Come ci si sente a non potermi fare danno, eh? Pesciolini infami. La giusta vendetta, cacchio. Cosa fanno le meduse? Luce. Tutti questi power up io comunque me li prendo così per par condicio. Però il fatto che ci sia buio lì... non lo so. La dice lunga sul fatto che ci potrebbe essere qualcosa. Qua lo stesso non c'è niente. Meglio dare le occhiate, no? Sai com'è. Lasciami in pace, va che è meglio. 1, 2, 3. Sott'acqua è veramente un casino, raga. Ve lo giuro. Power up ghiacciato, not bad. Sono quasi sicuro che qua ci sia la moneta. Che sia qua.
In qualche modo. Guardare che non è qua. No, non è qua, strano. Poi mi aspettavo di sì. Che troll, vabbè. Andiamo. Carine queste meduse comunque. Hanno il loro perché. Non so se siano dei mob effettivamente cattivi o dei mob alleati, tipo. Immaginavo ci fosse qualcosa di qua. Vedi, ruboniglio va bene per chi vuole completare al 100% il gioco senza però affannarsi troppo con i PG base. Ovviamente dipende dai propri punti di vista, dalla propria etica da gamer, eccetera, eccetera, eccetera. Vuoi vedere che questo è necessario? Forse non al 100%. Però da qualche parte qua ci sarà sicuramente la stella. La moneta. E qua? No. Eccola lì. Ecco perché serve... la stella. Prima. Non è che qua diventa di velocità? Non so, perché ci sono i totem che cadono. Diventa quasi un gioco di velocità. Qua non c'è niente, ovviamente. Ok, giustamente questo deve fermarsi qua. Però controlliamo prima qui. Ah, non c'è mai capitato che ci fossero due monete nella stessa schermata. Nel senso, nello stesso pezzo. Però non si sa. Perché forse il livello ora è finito. Sì, infatti è finito. Raga, perché? Strano, chissà dov'è l'altra moneta. Adesso tornerò a guardare. Quindi la moneta teoricamente è insieme all'altra. Qua ci puppiamo 4 one up. Uff. Eccola qua. Come immaginavo era bella nascosta. Tra l'altro c'è anche un tunnel extra. Qualcuno mi spieghi il motivo di questo tunnel extra. Non capisco il motivo, raga. Sono seriamente confuso. È tipo... what? Non è che questa è un'altra uscita extra? Cioè, no, no, raga, non ci credo. Un'altra uscita extra? Dubito. Adesso lo scopriremo. Eh sì. Eh sì. Ci porta fuori. No, questo ci porta direttamente fuori. Però c'è quest'altro livello. Giungla gassata, palude dipinta. È molto Van Gogh questo stile. Quindi ci voglio entrare. Cioè, l'ho notato da prima. Che era molto in stile Van Gogh. Che ho detto, ma perché no? Cioè, è troppo bello, raga. Ce la farò, giuro. Vedete? In questo caso Ruboniglio muore. Perché comunque c'è la... non nube. La marea tossica. Che lo fa andare KO. Quindi in questo caso non puoi essere troppo rilassato. Perché sennò sarebbe seriamente... auto win. Cioè, corri, basta. Soltanto che tuttora i ragazzetti non sono molto convinti da Super Mario. Quindi... purtroppo Nintendo ha fatto queste cose. Perché per alcuni bambini Super Mario è difficile. Non mi esprimo perché secondo me non è difficile Super Mario. Cioè è Super Mario, ecco, fine. Questi sono uno di alcuni che non... come devo interpretare questa cosa? A cosa serve? Ok. Però a me non fanno niente i mob, quindi suppongo che la stella non mi serva. Ok, nel giallo possiamo entrare effettivamente. Ok, prima moneta. Ecco, ora sappiamo cosa ci serviva la stella. Qua non possiamo entrare, vero? Dobbiamo riuscire da dove siamo entrati. Però abbiamo la prima moneta. Tanta roba.
No, qua non posso. Qua lo stesso. No, ma mi raccomando, un po' più difficile come livello, eh. Cioè, io con i salti non sono bravo perché non riesco a prendere bene le distanze. Poi col nuovo controller, che è completamente diverso in feeling rispetto al pro controller ufficiale, dico, vabbè, sono io. Invece no, è proprio difficile. Quindi adesso cercherò di prendere bene le misure e torniamo lì dove eravamo. Ok, ragazzi, eccoci. Ho salvato perché qua, come potete vedere, c'è la super monetozza. E finalmente l'abbiamo presa. Vediamo cosa c'è qua. Niente, perfetto. Possiamo proseguire. Non ho preso la moneta salvando, ma ho aspettato di fare appunto la parte nel video, così potevate vedere. Ecco qua l'ultima. E ce l'abbiamo. Sì, è troppo Van Gogh come stile questo. Mi piace un sacco. Ok, questo ci dovrebbe trasportare verso l'altro rosso. Eccoci qua. Questo qua ci porta verso l'altro rosso. Perché c'è questa cosa qua sotto? Cos'è? Un'uscita extra. Figo. Che figo. È tanta roba. È veramente figo. Che se l'aspettava? Non c'era niente però. Cioè era un po' inutile. Ah ok, questo serve semplicemente per... Ah ok. Chi se ne frega di fare one up con Ruboniglio. Intanto fa one up come il pane da solo. Cioè, da prescindere, fa one up così. Finisce il livello, one up. Fa quello, one up. Tutto. Ok, abbiamo effettivamente finito questa parte nascosta. E quei fantasmini? Ah, ok, è una specie di minigioco. Perfetto. Allora, siccome qua abbiamo... Ma qua non avevamo sbloccato l'uscita. Cioè, io mi ricordo che avevamo sbloccato l'uscita. Qua, vabbè, c'è il livello extra. Sì, questa è l'uscita extra. Però a me interessa l'uscita per andare verso il livello. Non è che c'è tipo il minigioco, lo dobbiamo superare. Va bene, cioè a me non causa nessun problema. Vediamo dove vanno. Ok. Questo è obbligatorio. Ciao belli. Alla prossima. c'è un altro livellino qua che si chiama Corsa sui tronchi. Allora, io questi con Super Mario Odyssey li ho seriamente odiati. Ma proprio tanto. Vediamo cos'è. Bam, quello di ghiaccio, non male. Ok, aspetta. Perché lì c'è qualcosa? Ok, no, non ci possiamo andare. Aspetta, ma... Non è che qua... vedi? Vedi? Bisogna fare attenzione a questi piccoli dettagli. Wow, wow, wow. Ehi, girano tutti! Che diamine! Questo è difficile davvero. Ok ragazzi, ho decretato che fare quel pezzo è particolarmente difficile. Purtroppo non è roba facile, quindi ho deciso che lo facciamo in un altro momento con un altro personaggio. Perché è proprio un pezzo super molesto quello. Tipo questo, come fai a prenderlo? Come fai a prendere quella moneta? Devi per forza usare il Koopa. Vediamo se me lo fa respawnare. No, non respawna. Peccato. Però vedi, qua è parecchio difficile, Questo livello è parecchio infame. Lasciatemelo dire. Veramente infamissimo. Anche questo pezzo, cioè, guardate. Ma che diamine. Allora, prendiamolo. Vediamo se riusciamo a prendere quella moneta. Purtroppo no. Affonda miseramente. Quindi diciamo che devo trovare un modo per rimbalzare proprio lì sopra. Magari lì sopra c'è una stella. Lo scopriamo adesso. No, c'è il fungo one up.
Ci prende anche in giro. Ci dice, ehi, guarda, tanto ne avrei bisogno. Muori così tante volte. Vai, tiè. Ho un po' l'abitudine a giocare safe per alcuni versi. Quindi, insomma, per alcuni versi mi rimane anche un po' strano andare spericolato come sto facendo. Oh, finalmente il punto di salvataggio. Cioè, in sostanza non abbiamo preso neanche una delle... neanche una delle monete, perché purtroppo... cosa succede? Che non riesco, perché c'è il veleno, c'è quel maledetto veleno. Quindi, in questo caso, ironicamente, all'interno di questo mondo, l'idea migliore sarebbe Peachette. Madonna, raga. Sto livello è un inferno. Seriamente. Poi tipo qua. Cioè, in che senso? Difficilissimo. Uno dei livelli più difficili che abbia mai visto questo. Ovviamente tranne quelli moddati dove devi fare determinati salti, determinate cose. Cioè, qua in sostanza non abbiamo preso neanche una moneta stella. Ovviamente torneremo con Peachette perché sicuramente qua spacchiamo di brutto. Lì c'è il castello finale, però direi che passiamo prima qua e poi andiamo a farci il castello. Un super gigacoso. Un super gigacoso. Che carino. Mica me lo immaginavo. Ok, questo è per chi, come me, sceglie il piano B. Andarci con calma. E questo? Che carino. Sarebbe stato bellissimo vedere il ruboniglio con proprio le robe. Boing, 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 boing. Poi come risalgo, scusatemi. Qualcuno mi spiega come risalire. Ok, il salto è effettivamente altissimo. Ok, qua lo stesso. Un super salto e passa la paura. Ok, temevo mi beccasse. Devo essere sincero. Ok, eccomi. Opla. Non ci arrivo. Sono arrivato quassù. Non so neanch'io come. Perché ci sono arrivato? E lì sopra c'è qualcosa, vero? Qua sopra c'è qualcosa, me lo sento. Non so perché, ma lì c'è qualcosa. Molto... molto meno difficile del previsto quello da fare. Ok. Ok. Ok, cosa sta succedendo? Mi porta a spasso? Va bene? Mi porta lui in giro? Opla. Ma sta nuotando, seriamente? Seriamente, nuota. Ehi, eccoci. Comunque mi devono spiegare perché lui non si arrabbia, mentre quelli piccoli sì. Magari quelli piccoli dà fastidio, mentre a lui no. Boh, vabbè. Una moneta. Dimmi che risale. Yes. Perfetto. Qua riesce. Perfetto. Ok. Risalgo. Opla, eccoci qua, fatto. Purtroppo ci manca quella moneta centrale, che non ho idea di dove sia, tra l'altro. Adesso provo a dare un'occhiata, a vedere se riesco a trovarla. Se non la trovo, fa niente, perché tanto questo livello... questi livelli, anzi, senza Peachette, sono un po' un problema, perché Peachette comunque può saltare tantissimo. Adesso do un'altra occhiatina. Beh, io sono arrivato quassù, ma quassù non c'è assolutamente nulla. Ok, credo di aver trovato il punto esatto dove andare a cercare. Ok, ecco qua fatto. Adesso appena si degna di girarsi. Opla, andiamo, saliamo. Andiamo a cercare. Eh no, purtroppo non è qua. Ma cosa? Ma cosa? Ma come dovrei interpretare tutto questo? Scusa. Scusatemi ragazzi, ma sono confuso. Sono ufficialmente confuso. Ah, eccola! Ok, va bene. Devo solo buttarmi? Devo solo buttarmi? Ok.
Panico. Ok, eccoci, abbiamo tutte le monete, almeno di sto livello. Ok, portato a termine anche questo livello e abbiamo tutte e tre le monete, almeno in questo. Quel livello mi rimarrà sempre qua, ragazzi. Vabbè, andremo comunque a recuperarci le monete, le ultime monete che ci mancano alla fine. Perfetto. Ultimo livello con Ruboniglio. Ragazzi, scordatevi che porterò altri episodi con Ruboniglio perché è bello da usare, perché ti diverti. Però ti toglie tutta la sfida. Qua sbaglio stanno iniziando le fiamme. Tra l'altro non so se Ruboniglio le può toccare. Dubito, francamente, eh. Ok. Ta ta ta. Ok, no, non penso le possa toccare. Mi sa di PG che piglia troppi schiaffi se tocca le fiamme. Lol, questo ci dà... Questi sono i one-up gratis. A loro però non fanno niente, perché? Perché a me mi dovrebbero killare e a loro no, eh? Spiegatemelo. Ok, oh, eccoci. La moneta. Siete degli infami a metterla lì. Comunque sì, alla fine Ruboniglio non può toccare la lava. Anche questa non la può toccare. Effettivamente sto rivalutando molto questo personaggio. Ti toglie il divertimento. Perché i nemici sono il divertimento. Strano, bizzarro. Ok, presa la prima moneta. C'è anche il salvataggio. Grande. Così se dovessi morire per colpa della lava, che è tipo la cosa peggiore del mondo, non mi sentirei più un pirla a tutti gli effetti. Ah! Oddio! Dire sfiorata è poco. Un tubo! Un tubo! Voglio entrarci! Fatemi entrare! Ah! Salvezza! Ditemi che non c'è lava qua. Ce n'è poca. Perché non mi fa scendere? Ah, ho capito. Scusatemi, il po' a cosa serve? Forse ho capito anche quello. Forse ho capito anche quello. Ce n'è un'altra lì adesso dove entrare. Eh sì, si può entrare anche lì. Infatti, eccola. Cioè, si fa per dire entrare. Non si può. Qua è più difficile. Perché devi beccare anche lo scheletro. Cioè, quindi è proprio un lavoro difficile. Sì, infatti, molto hardcore. Molto hardcore riuscirci. Probabilmente lì c'è davvero quello che cerchiamo. Proviamo in un altro momento, ragazzi, perché è troppo rischioso al momento. Detto francamente, è un rischio inutile. Però è bellissimo questo livello. È proprio difficile... Vecchio stile. Molto bello. Molto molto interessante. Cercare di sopravvivere. Proprio hai l'ansia. Devi sopravvivere assolutamente. Questo. Ok. Ho capito. Ho capito. Proviamo qua. Guardate. 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 Proviamo. Forse qua l'ultima moneta. Eh sì. Dai però. Dai. Cioè, questa è la difficoltà fatta a livello. Ce la rischiamo? Non lo so, raga, eh. Un po' troppo rischioso, secondo me. Per una moneta, tra l'altro. Cioè, porca miseria. Proviamoci. Ve l'ho detto. Non riesco a prendere neanche il timing, tra l'altro, per saltare. Porca miseria. Preso! Incredibilmente sono riuscito a entrare. Aspetta. Bam. Incredibile. E ci portiamo a casa la seconda moneta. Almeno la seconda. La terza è un po' difficile. Un po' troppo per i miei gusti. Un po' troppo sì. No, non penso mi prenda. Ok, no, non mi ha preso. Ok, ora. Perfetto, adesso salta quello. Saltiamo qua. Nemico nabbo. Porca miseria. Oh, strano però, quei cosi invece no.
Evitiamo di esagerare, raga. Qua ci dovrebbe essere un power up. Oppla. C'è quasi sempre il power up lì. Mamma mia. Quasi un intero mondo in un episodio. Però con Ruboniglio. Grazie al cavolo. E contro questo sarà stupidissimo. Cioè, oddio, suppongo ci sia anche la lava. Speriamo di no. Speriamo davvero di no. Eccoci qua. No, non vedo lava. Ecco lava. Dai! Ma cosa? Ma cosa? Vieni qui. Crepa. La cosa che fa ridere è che comunque ti colpisce. Questo boss è cattivissimo. Guardalo che fa il giro. L'ho annullato. Posso annullarlo? Cioè il Ruboniglio può annullarli. No, vabbè. Poi fa queste maffiate che ogni tanto torna indietro. Vinto. Grazie al cavolo. Ruboniglio. Vabbè, almeno sappiamo come funziona. Un personaggio in più provato. Mamma mia. Che bizzarro questo personaggio. Chissà quanti tentativi mi sarebbe costato con altri personaggi. Questo mondo così infernale. Opla. Ruboniglio cattivo al punto giusto. Tra l'altro mondo viola, personaggio viola. Vediamo ora cosa succede. Vabbè, abbiamo conquistato questo mondo. Salviamo. Ragazzi, come sempre vi ricordo che quelli mancanti li recuperiamo il prima possibile. Ci mancano soltanto uno qua e quelli qua. Però li recuperiamo easy appena abbiamo P-Chat. Quindi il 100% del titolo lo portiamo a termine. Come sempre vi ringrazio nuovamente per la visione. Vi ricordo in descrizione trovate tutti i link utili, anche quelli per acquistare che vi ho detto. E che dire. Grazie della visione. Vi aspetto in un prossimo video. Alla prossima.